Solo per dire che la Commissione Capitolina Commercio e anche la Commissione Mobilità si sono spese sicuramente su un processo di approfondimento dei piani di coalizzazione degli impianti pubblicitari che si era avviato già nel 2015 e aveva iniziato a fare il percorso che oggi stiamo facendo ripartire. C'erano sicuramente delle perplessità che sono state sollevate, come ha detto il consigliere Bordoni, da alcune associazioni. Questi naturalmente sono di carattere tecnico e sono state enunciate in diverse sedi all'amministrazione e so che ci sono stati degli incontri per confrontarsi appunto su questi temi. Noi riteniamo che ciò che è stato approfondito con il Dipartimento non debba in qualche modo andare a bloccare i termini dei piani di localizzazione, ma che tutto ciò sia compatibile con i tempi che andiamo a fissare con l'emendamento, cioè il termine del 15 novembre è un termine congruo che permette la valutazione di queste osservazioni da parte del Dipartimento e di far ripartire la delibera, ascoltare le osservazioni dei municipi e poi avviare il piano e di conseguenza anche i bandi. Questo è l'iter che abbiamo pensato e che proponiamo all'Assemblea Capitolina oggi in votazione. Grazie.